Ad appena un mese dalla risoluzione delle Nazioni Unite, non c'è accordo sulla posizione moderata in Siria in vista dei colloqui di pace in programma a Ginevra il 25 gennaio. Colloqui che potrebbero dunque essere rinviati. Veti incrociati tra Russia e Arabia Saudita impediscono l'invio degli inviti ufficiali da parte dell'ONU. Per Mosca, la lista di Riyadh, che rappresenta gli amici dell'Occidente, è una coperta troppo corta. In Libia, dopo una notte di trattative, il Consiglio presidenziale ha presentato il nuovo governo di unità nazionale. L'accordo è stato raggiunto grazie a un aumento esponenziale dei ministeri, che da 9 sono divenuti 32. Ma il dado non è tratto. Due rappresentanti della Cirenaica non hanno firmato l'accordo. Ieri le dimissioni di uno dei due vicepremier, Ali Ghatrani, vicino al generale Khalifa Haftar, hanno complicato la partita. Ora il governo di unità nazionale dovrà ottenere la difficile approvazione del Parlamento. Anche i più precari equilibri stentano a nascere dove si è seminato caos e disordine. Il presidente francese François Hollande ha annunciato un piano da 2 miliardi di euro per la lotta alla disoccupazione. In cima all'elenco delle misure che dovrebbero rilanciare l'economia della Francia, troviamo la riqualificazione professionale di 500.000 disoccupati in settori quali il digitale e l'ambiente. Attualmente il tasso di disoccupazione del paese è del 10,4%, pari a 3,57 milioni di persone. I mass media francesi non perdono tempo e fanno notare che dall'elezione di Hollande nel 2012 il numero dei disoccupati in Francia è aumentato di circa 670.000 persone. L'oligarca ucraino Yuri Kasiuk, proprietario di 40 imprese agricole, ha denunciato le insidie dell'accordo commerciale tra Kiev e Bruxelles durante un'intervista per Golas Amerikyi. Secondo Kasiuk, che è stato anche un membro dell'amministrazione Poroshenko nell'estate del 2014, non c'è stata alcuna apertura dei mercati, perché l'Europa teme l'ingresso dei prodotti ucraini, soprattutto quelli agricoli, nel suo mercato. Per difendere i propri interessi commerciali, Bruxelles avrebbe inserito nell'accordo numerose eccezioni e limitazioni all'importazione delle merci ucraine. Si tratterebbe quindi di un'area di libero scambio a senso unico, cioè verso l'Ucraina. La delegazione della Federazione Russa non parteciperà alla sessione invernale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Mosca tornerà a Strasburgo solo con il ripristino della parità di condizioni con le altre delegazioni. La Russia è stata privata del diritto di voto, del diritto di partecipare ai lavori degli organi statutari e del monitoraggio delle elezioni nel 2014. Mosca segnala che molti politici europei, in particolare l'Europa orientale e i paesi non ancora membri dell'Unione Europea, non avrebbero una posizione imparziale. Ecco le immagini di un impianto galleggiante energia solare in India. Operativo con 40 pannelli solari dal 21 gennaio, raggiungerà la massima produttività con 1950 pannelli solari. L'impianto fornirà elettricità allo stato del Kerala, che ridurrà le importazioni di energia del 3%. Costruito da due giovani ingegneri, il suo costo è di 28.000 dollari.